ricordo di aver venuto al Maracanã, appena finito Bayern Monaco Porto, grandissima partita accesa fino alla fine, ha dominato il Bayern Monaco con un grande Cappuccio, migliore in campo, ci hanno detto. Come mai questo prova, Cappuccio? È stanchissimo, si è seduto infatti. Una buona prova, alla fine le partite che giochiamo le vinciamo grazie sicuramente non ai singoli, ma forse ad un singolo, che è Felice Marracash. Sei troppo generoso. Con i suoi strumenti, il suo ritmo, nel sangue. Però riesce a dare una carica in più. Dopo ti faccio fare un attimo, prima che ci dà una carica in più. Felice sicuramente è l'elemento aggiunto in questa squadra. Grazie. Va bene, ringraziamo Cappuccio, migliore in campo di stasera. Sì, lo continuiamo per vedere la partita della doccia. Due parole a Felice Marracash. Buonasera, soprattutto. Stasera stavamo tre gol sotto, qualsiasi squadra penso psicologicamente sarebbe andata sotto, però io sono un motivatore, io ringrazio i miei giocatori che stasera tutti sono stati bravi, però abbiamo vinto, è stata la partita bella, forse il portiere, la squadra è ostica, però loro hanno un grande portiere, non voglio diminuire il mio portiere, però ce la siamo giocati, state zitti, però abbiamo vinto, il risultato ha detto che abbiamo vinto. Marracash vince ancora, allora il trofeo Jack alla faccia di chi ha detto che Marracash porta male. Quante partite ha vinto? Tre. Quante partite ho vinto? Quattro. Quasi tutte, solo un pareggio. È una sconfitta, non c'ero perché è stato squalificato, perché c'era una protesta. La protesta ci avete penalizzato. Vabbè, però accettiamo. Francesco ieri non è venuto per protesta con la società, gli ha fatto vedere che Marracash è più forte anche del capitano. Io non sono tutti forti, bisogna solo motivarli e fargli capire che il pallone va giocato col tai e vai, puoi vincere tutte le partite. Francesco Novello al capitano, Francesco Iovino, è indispensabile per questa squadra. Come sì, lo aspettiamo. Va bene. Quindi c'è stata una specificazione anche con il capitano, questo gruppo unito può possiamo, certamente abbiamo sofferto, però facciamo una partita alla volta, poi vedremo. Una piccola presenza con il Frezzone, dico. La vittoria è dedicata a Francesco. La Frezzone lo dedichiamo al nostro portiere che purtroppo è un po' burrascoso, litiga sempre con gli arbitri e quindi allora diciamo così, va dedicata al nostro portiere. Torna presto Francesco Iovino, ti aspettiamo qui al trofeo Jack. Intanto sono già pronto in campo le squadre Valencia, Cesare Capomusca, big match di Mister Sepe, Sepe Alberto, che deve far capire che lui non ci teneva quella maglia del Valencia, lo farà capire. Buonasera, benvenuti al Maracanã. È appena finito il big match CSK Porto Valencia, match che aveva tante cose dentro, c'è un match
spettacolare, c'erano due ex dando un attimo da una parte, adesso sempre dall'altra. Dopo stasera Pudisci che ha fatto la scelta giusta a vendere Nappi per Beto Ciao. Senza offesa a Nappi, lui è già dalla prima di campionato, aveva fatto un'ottima esperienza, qualità e qualità. Questa partita, come ben sappiamo, è finita 6-3 per CSK Mosca, un'imbarcata, intanto si raggiunge anche Papaccio, autore di un grandissime parate, nonostante le incertezze iniziali, si è riscattato poi un finale. Non c'era ancora il giovane in campo, ma appena entrata è cambiata la faccia di questa gara, l'ha cambiata lui, migliore in campo, a differenza dell'altro capitano che è andato in campo, deve essere capito, una parola per Daniel Morti. Stasera sotto doppio, secondo me soffriva la presenza di Sera dall'altra parte, perché secondo me il meglio è stato della squadra, non sono stato io, Angelo o Alberto, la coralità che ci consegue. È proprio questo che dicevamo, allora sempre l'ha sognata così questa partita, sta cosa. No, non l'ho segnata assolutamente così, a me mi ha fatto piacere giocare contro il mio ex capitano perché mi ha ceduto, però sono contento di essere il mio ex capitano di CSK. Giovanni Alfieri mi ha voluto fortemente, lo ringrazio, anche perché lo sappiamo che sono un calciatore scarsissimo, non so come ha voluto prendere. Però stasera ho cercato di dare il mio contributo. Quella rete non l'avevi ancora segnato, l'hai fatto proprio contro di lui. Poi è una mezza esultanza, una nebbia. L'esultanza è per un mio amico, gliel'avevo promesso nel pomeriggio che avrei segnato. Un tuo amico infortunato? Sì. Gliel'avevo promesso che segnavo, però il mio capitano, il mio ex capitano. Una parola anche a Papaccio, dopo quei due errori ti sei fatto a campo. Fortunatamente ci siamo ripresi, l'importante era vincere, abbiamo vinto anche quest'altra partita perché servivano altri tre punti alla nostra squadra. Vedo il capitano molto provato, con occhi lucidi. Voglio dire solamente una cosa, mai questa una prestazione di esempio che l'ha abbandonato così in estate? No. Ottima prestazione di sempre del capitano Alfieri, del mio capitano della domenica. Complimenti a CSK, io purtroppo oggi non ho potuto giocare. Mi ha fatto piacere, però eravamo in troppo e ho preferito non giocare. Comunque loro hanno questo giocato. È vero. È un signore. Sono stati più forti. Nonostante mi abbia ceduto. Il fratello ti ha insegnato qualcosa, sei un signore. Spero che poi ci riprenderemo un'altra volta, sarà un'altra partita. Mi potrò divertire anch'io. Stasera mi sono divertito. Nonostante mi abbandono. Mi sono divertito, si è divertita la squadra, l'importante è che giochiamo sempre così, affiatati. Non ci sono polemiche. Però ricordati, io lo voglio. Ti voglio sempre bene, anche se mi ha ceduto. Mi fa piacere, ha fatto il primo gol, e penso uno dei pochi che farà, visto che non è abituato a farli proprio con il Valenza. Ma guarda che io ho disegnato lo schermo apposta per lui. Mi aspettavo che l'esultanza non avesse risultato, invece ho visto che risultato, questo mi diceva. L'avevo promesso al mio amico, nonché. Vuol dire che stima più il suo amico che il... Una promessa è una promessa, tu sì. Vediamo, intanto ci saranno tantissime altre partite, c'è CSK Inter, spero di esserci. Intanto vi congediamo. Abboniamo, fa fritto. Una notte da pagare tutto. Grande vittoria del CSK Mosca, grande vittoria di Alberto Sepe, che si è arrivato dopo un'estate rovente.